coronato veramente un grande sforzo che è stato posto in essere per ospitare questo evento. Quindi, ricordiamo, ha trattato le tematiche della gastronomia inserite in un contesto turistico culturale della penisola sorrentina, con particolare riferimento a Piano di Sorrento, e questo sicuramente è in linea con le politiche dell'amministrazione che sta puntando a conseguire una dimensione di offerta turistica in chiave squisitamente culturale, come ci diranno l'assessore e il sindaco della dottoressa Pudetta, Mario Esposito. Volevo subito passare la parola al sindaco per Sindaco, vuoi mandare il lo spot per lo spot? Allora mandiamo anche, ecco, è stato anche realizzato uno spot di Piano di Sorrento, di promozione di Piano di Sorrento, con la presentazione anche del logo ufficiale che è stato realizzato dalla SCAPEC, la Società di Cultura della Regione Campania, e che è stato acquisito dall'amministrazione comunale. Piacere che voglio dire è che noi abbiamo questa volta coinvolto veramente tutta la città, non concentrando gli eventi diciamo al centro o a Villa Fondi, ma con una progettualità importante che adesso la dottoressa Pudetta, la direttrice del museo Giorgio Vallée, e l'assessore Carmela Cilento vi spiegheranno nei dettagli. Un grande sforzo da parte dell'amministrazione, un grande lavoro per poter far vivere ai nostri concittadini Natale nella pienezza della festività, ma nello stesso tempo valorizzando le bellezze e tutto il patrimonio architettonico che noi abbiamo. Quindi veramente si sta puntando su una valorizzazione culturale di Piano di Sorrento, che va al di là della lampadina o della accesa o meno. Noi puntiamo a far entrare Piano di Sorrento.